siamo nel ghiacciaio dell'Intertux. Io sto sorseggiando un buonissimo caffè mentre David c'ha un serpente in mano. In questo momento è luna di notte, quindi se stiamo parlando piano è per questo. E stiamo registrando la intro perché semplicemente ci siamo scordati di registrare l'intro. Beh, come avrete intuito, questo qui è un vloggazzo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e non perdiamo altro tempo, quindi cominciamo. Ragazzi, come vedete abbiamo fatto le valigie perché stiamo per partire alla volta delle Alpi austriache. Questo perché stiamo registrando un video di geocaching che probabilmente voi avete già visto. E il problema è che io e David, tipo in montagna, non ci siamo mai andati. Cioè, forse David ci è andato un paio di volte. Io non so come si sopravvive là. Cioè, in partenza per le Alpi Austria, stiamo arrivando. Siamo fermi all'autogrill ed è arrivato il momento di cibarsi. Siamo arrivati in Trentino e mangiamo lo speck. Sì, non andiamo a mangiare all'autogrill perché ci spendano. Quindi panini in macchina e silenzio. Comunque finora di neve meno di zero. Ci sono 10 gradi, che neve vuoi? Però ci sono gli alberi belli con i colori giallo, verdi. Grazie per aver diffuso l'aroma. Bene, ripartiamo. Guarda, c'è già la neve qua in giro. Poi i cartelli, eccolo, eccolo. C'è il cartello dell'Austria lì in fondo, ma non si vede. Che entrata penosa in questo paese. Avrebbero dovuto mettere un cartello gigante con su scritto Austria. Siamo arrivati nel paese di Tux. Tipico villaggio austriaco. Eccolo qua il nostro hotel. Non c'è parcheggio, perfetto, come piace a me. Noi in questo momento siamo vestiti come eravamo vestiti in Italia, no? Quindi con felpetta e via. Diciamo che questo non mi sembra un tempo da felpetta. No. Esci e sentiamo quanto c'è freddo. Qua c'è inverno, ragazzi. Siamo nel ghiacciaio dell'Intertux. Sacro pellegrino. Cosa vuol dire? Siamo in Austria. Ma io mi sto pisciando addosso. Sai che il freddo rimpicciolisce la vescica? Sì, sì, rimpicciolisce altro che la vescica. Vediamo la nostra camera d'hotel. Porca merda. Non va. Pack opening della stanza d'hotel. Vecchio, che figata. Madonna, ci abbiamo un divano. Come si accende le luci? Alexa, accendi tutto. A divan. There is a divan. No, ma che figo, abbiamo la vista sulla neve. Fammi vedere. Qui ci sono delle persone. Andiamo a conquistare il loro territorio. Cioè, vecchio, qua siamo nel ghiacciaio dell'Intertux. Il bello è che quando siamo entrati ci hanno chiesto: siete venuti qua per sciare, vero? Noi eravamo lì. Oh no. E ora fanno: e perché siete venuti qua? Noi, geocaching. Che sfigati. Cioè, noi siamo venuti fino qua solamente per cercare delle scatolette. Cos'è sta porta? No, in vetro. Ma vecchio, ma quanto costa sto hotel? Scusa, sì, quanto, ma ok, pagato? Quanto costi? Non voglio che la gente mi veda cagare. Ah no, non ti vedono cagare perché caghi qui nello sgabuzza. Questa è la cosa dei TikToker. Qua fanno i balli. Hanno le luci nei specchi come i TikToker. Molto molto figo. Ma cavolo, che mascherina schifosa. Cioè, ma c'ho le grinze. Questa mascherina io la uso da 6 mesi. Allora ragazzi, adesso noi dobbiamo andare nella zona wellness di questo hotel. Ma la gente non ha il costume là dentro. Sono nudi. Ma da quando è che in sauna ci si va nudi, scusa? Perché ci sono i vecchi nudi, scusate? Io non sono mai andato in una sauna, ma scusa, ma ci si va così nudi? In tante sì. Ma che schifo! Sfida. Eh? Nel bagno, annusa potentissima e poi esci. Vecchio, che baba austria, ci sono una micidialità. Potenza. Minchia che puzza. No, vecchio. Ho aperto un attimo la porta e c'è in tutta la camera adesso. Non mangiate i kebab austriaci. Ragazzi, hotel bellissimo, tutto quanto figo, però rimaniamo umili. Mi mangio il pane scrauso, lo speck. Che l'avventura abbia inizio. Guarda le Alpi, che belle, guardale, che belle. È tutto ghiacciato, vecchio. Io non ce l'ho il robo per schiacciarlo. Cioè, non hai il coso per sghiacciare, no, il vetro della macchina? No. Era abbastanza prevedibile in montagna, nei ghiacciai. Carta di credito e via. In realtà è la carta dell'hotel, vabbè, non uso mica le mie, che sono scemo. Si vede che non veniamo mai in montagna, vero?
Siamo arrivati e devo dire che il paesaggio è veramente mozzafiato. Senti che terminologia. Sembra dipinto. È arrivata ora di pranzo e la casa offre panino moscio con mortadella scaduta. Ottimo. Beccatevi dei bei B-roll della funivia. Questo è un B-roll, eccola, quella è la funivia. Arriva, ecco, questa frase. Ecco. No, vecchio, vecchio, aiutami. No, non ce la faccio con queste mani grandi come Shrek. Ho trovato su TikTok questa ricetta qua di un gelato salutare, un gelato fit. Praticamente consiste nel prendere una patata americana, metterci dentro il bastoncino e glassarlo con del cioccolato per poi creare il gelato più buono del mondo. Quindi direi di andare a provare a farlo. Utilizzeremo questo gelato per procurarci il stecchino. Il stecchino. Il stecchino. Yes, come out! Yes! Vai, ficcalo nella patata. Ops. Dai! No, giuro di non averlo fatto apposta. Mi dissocio. Cacchio, sei bravo. Salve signore, vorrei il gelato. Tieni. Ma se tipo te comprassi un Magnum e ti ritrovassi questo, cosa diresti? Denuncia. Ascambandama! Eccoci qua. Dai, proviamo. E come faccio? Lo mischio? Secondo me buttalo in microonde. Per quanto? Poco, è cioccolato. Ok, vediamo. Ah, bene, si è sciolto. Wow. Oh, che roba. Ti dico, se lo guardo così sembra davvero un Magnum. Cioè, sta roba è un prank, non è una ricetta. Secondo me il primo assaggio non dobbiamo farlo noi. Guarda che cosa abbiamo creato per te. È un gelato al cioccolato. Cos'è, zucca? Cos'è? No. È una roba fredda, strana, senza gusto. È una patata americana. David mi ha chiamato fuori in giardino e io mi sono ritrovato questo pacco gigantesco qua, così. Scoprirete insieme a Fred di cosa si tratta. Io ovviamente già lo so perché qualcuno deve averlo, come dire, fatto portare qua. Quindi adesso scoprirò... Cos'è sta roba? Ah, guarda qua, guarda qua. E c'è una ruota. Come faccio a tirarlo fuori, scusa? Boh. Cioè, sembra una bici che ha assunto steroidi. C'ha le gomme che sembra una moto. Cioè, questo è il sedile. Il sellino. Che sedile, il sellino questo. Questo è il sellone. Prima di andarla a testare però questa bici, c'ho un'altra sorpresa incredibile. Ovvero che anch'io c'ho una bici. Incredibile. Guardate qua. Che figata. Ok, qua c'è un tastino per accenderla. In teoria bisogna accenderla anche qua. Ok, vai, prova. Ah. Sono passati un paio di giorni e abbiamo avuto modo di provare le biciclette, abbiamo fatto un po' di giri per il paese e possiamo darvi quindi la nostra opinione. Innanzitutto questo è il modello ZG della Super 73, che è quindi il modello base, quello un po' più semplice. E la prima cosa che ho notato è che la batteria è integrata all'interno del sellino. Ci sono pro e contro riguardo a questa cosa, perché ad esempio è più resistente contro gli agenti atmosferici e non possono rubarvela. Può essere problematico ricaricare la bici per chi magari non ha una presa fuori in giardino oppure nel garage, perché appunto dovrete avere l'intera bici vicino alla presa. Comunque questa è una bici a pedalata assistita, quindi appena pedalate si aziona il motore elettrico che spinge un sacco e arriva fino a 25 km orari di velocità. Esteticamente, almeno a me, poi sono gusti, piace un sacco. Lato negativo secondo me è che è un po' piccola, cioè nel senso, questo modello qui in particolare, perché gli altri secondo me sono un po' più grandi a quanto ho visto, questo qui per le persone alte più di 1,80 non vanno bene. Quindi vi consiglio di optare a un modello superiore, anche se quelle non le abbiamo provate, quindi prendetelo un po' con le pinze queste opinioni. Sono arrivati a me e a David questi due pacchi e non abbiamo idea di cosa sia. Cioè, in teoria ce l'ha spedito YouTube. Unboxing del tronco. Guarda qua. Innanzitutto è magnetico. Ci sono dei magneti presenti nella carta. Cioè, YouTube ha una tecnologia smisurata. Sembra tipo una multinazionale con miliardi di dollari. Porca vacca. Cos'è? No! Cos'è sta roba? Che figata! Cioè, è una felpa con su scritto il nostro canale. Cioè, pazzesco! Aprilo, aprilo, aprilo! Che no! Pazzesco! Guarda. Tipico vestiario da bullo di... Infatti, sembra dell'America. Sembra il tipico ragazzo alto, muscoloso che gioca a rugby, o pazzesco. No? Pazzesco! Sembra uno studente universitario lì americano. Sembra uno del college. Del college, esatto. Dimmi un comportamento tipico da college. Ma qui fanno solo le feste. fa nient'altro tutto il giorno. Vai sopra la bici. Vai sopra la bici con sta. No! Cacchio, adesso sì che sei il tipico bullo americano. Pupa, vuoi un po' di college? Fammi una tipica mossa da collegiale americano. Questo.
Non so cosa fanno. Era questo? Madonna. E cosa fanno? Ah, no, no, che loro hanno tipo Sigma Alpha. Le tue doti d'attore sono impressionanti. Cioè, non riesco a capire se così siamo dei fighi o siamo degli sfigati. Cioè, vi giuro, non riesco a capirlo. Cioè, adesso, in questo momento, se ci vedesse qualcuno, ci direbbe: ah, sono fighi quelli. Oppure: ah, sono sfigati. Ho la vaga idea che quando hai questo dubbio la risposta sia ovvia. Un'altra cosa che abbiamo fatto in queste settimane è stata quella di andare a Budapest, e lì siamo andati in un bar veramente incredibile, perché oltre ai cappuccini e alle torte c'era qualcosa di molto particolare. Questo locale è pieno di cioè, graffiti di gatti, disegni di gatti, pieno di gatti veri, cioè gatti ovunque. Ci siamo seduti al tavolo e abbiamo preso un cappuccino. Non un cappuccino, ma un cappuccino, cioè, ragazzi. C'erano un sacco di gatti, ok? Una quantità industriale. Il problema è che non riuscivamo ad accarezzarli, cioè, ci odiavano. Quindi abbiamo cercato su Google e abbiamo trovato un altro bar del genere, solo che all'interno non c'erano solamente gatti. Cosa ne pensereste se vi dicessi che c'è un bar uguale, okay, solo che oltre ai gatti ci sono un sacco di altri tipi di animali? Cioè, tipo uno zoo. Esatto, si chiama Zoo Caffè. Direi di entrare e vedere com'è. Cioè, ragazzi, qua ci sono i camerieri con i pappagalli sulle spalle. Cioè, questo posto è veramente assurdo. Mi sta mangiando la felpa. Guarda, è impazzito. Mi sta venendo un raptus, adesso ti cava un occhio. Vecchio! Vecchio! Oddio, c'è anche no, vecchio. Oddio. Oddio. Vecchio. Oh, vecchio. Sta succedendo? Ho un camaleonte sulle mani in questo momento e un pappagallo molto incazzoso. Ti proteggerò con tutta la mia forza. Aiutami. No, ti prego. Vecchio, sembra un pazzo. Oddio, c'hai un pappagallo sulla spalla. No, vecchio, mi becca l'orecchio. Oh, oh, cosa sta facendo? No, il microfono. Adesso siamo in compagnia di Wilfried. Guarda che brutti, lavati i piedi. Insomma, avete capito, in questo posto mentre mangi i camerieri ti portano degli animali che puoi tra virgolette coccolare. Dico tra virgolette perché alcuni di questi sono decisamente paurosi. Hai le mani strasudate. Mi sembra il minimo con un serpente in mano. Bene ragazzi, siamo ancora qui a luna di notte per fare l'altro. Spero che il video vi sia piaciuto. In tal caso iscrivetevi al canale. E niente, noi ci vediamo settimana prossima. Ciao.